Cecilio e l'elfo salutò. Nessuno poteva sapere che uno scherzo non era. Qualcuno doveva morire quella sera. Chi va là? C'è qualcuno? Cos'è stato? Ero sicuro di aver sentito qualcosa. Chi va là? C'è qualcuno?
Hai la linfa del barlume antico. Ma non posso mandare avanti il tempio senza l'aiuto delle persone ispirate dal verdorato. Come può questo piccolo albero attrarre dei nuovi seguaci? Fa un male cane. Io... Hai ragione, naturalmente. Può essere difficile udire i venti di Kinaret quando non si fa che ascoltare i borbottii nel tempio. La morte alimenta una nuova vita. Sono certa che con il tempo questo piccolo alberello diventerà un nuovo verdorato che svetterà alto sopra Whitecrown. Grazie. Che la grazia di Kinaret sia con te. Verdorato vivrà di nuovo grazie a quell'alberello che hai trovato. Le tue gesta fanno onore alla gente di qua. Tieni le tue frecce della falena, Arcene. Quando ci sei tu è una bella giornata. Il mio compagno di bevute preferito. Procuriamoci un po' di idromele. Lavoro per Bellator, all'Emporio. Questa è una delle preferite della gente del posto. E una delle prime canzoni che ho imparato. Parla di Ragnar il Rosso. Questo lavoro mi piace, certo, ma sono comunque pronta ad andare in pensione. Ho pensato di vendere la locanda a Isolda. Cos'è che ti serve, comunque? Perfetto. È tua per un giorno. Vieni, ti mostro la tua stanza. Da questa parte. La storia di Ragnar inizia così, senza che nessuno lo attendesse quel dì. Entrò tracotante brandendo la lama, urlando sbavaldo di gloria e di fama. Ma poi tutto un tratto il tono scemò quando di Matilda lo sguardo incrociò. Fammi sapere se hai bisogno d'altro. Siamo stanchi di udire si fatte menzogne e orsù diamo un limite a queste vergogne. Così d'un baleno il duello iniziava con la prode Matilda che parava e affondava. Del povero Ragnar la sorte è segnata. Di lui ci rimane una testa mozzata. Forse un'altra volta ti rivelerò il tuo destino. Che ne dici? Sei qui da Olava per farti leggere la mano, vero? Mi dispiace, ma ora non sono dell'umore giusto. Questo lavoro mi piace, certo, ma sono comunque pronta ad andare in pensione. Ho pensato di vendere la locanda a Isolda. Cos'è che ti serve, comunque? Che cosa posso portarti? Hai l'aria affamata. Che ne dici di saziare quell'appetito?